La Spagna è un paese in cui il tempo scorre lento. Il caffè si beve seduti, la colazione si fa con calma e il sabato mattina ci si alza tardi. Infatti stamani per le strade di Granada c'è pochissima gente e una gradevolissima atmosfera di festa. Ideale per farmi un ultimo giro prima di ripartire alla volta di Siviglia. Oggi sembra essere proprio una bella giornata. Guardate che cielo. Come dicevo ieri, Granada è composta tutta di salite e discese. E io giro le clip sempre quando sono in salita, giusto per editare il fiatone che c'ho tra una parola e l'altra. Questi sono scalini. Oggi, dicevo, vado nel quartiere di Realejo, che è l'antico quartiere ebraico della città. Granada è una città che ha una storia multiculturale, anche se molto, molto combattuta, diciamo. Gente che scaccia altra gente. Ma questo quartiere ebraico dovrebbe essere rimasto intatto e si trova proprio a fianco dell'Alhambra. È molto bella anche la strada per arrivarci. Guardate qua, lo dicevo. Le salite sono belle per questo. Anche qui, come in Grecia, a adornare le strade e le piazze ci sono dei bellissimi alberi di arancio. Che è la cosa, secondo me, più figa, una delle cose più fighe dei paesi mediterranei. Ogni angolo, che potrebbe essere un angolo normale, diventa bellissimo con il colore arancione di quei frutti. È sicuro che, al netto del mio allenamento in palestra, io di solito le salite le accuso parecchio, ma qui a Granada non so, non me ne accorgo neanche. Vabbè, c'ho il fiatone e ovviamente sudo. Però è talmente bella questa città. E poi boh, sarà il clima secco. È un clima secco tutto l'anno, d'estate è molto calda, d'inverno è super fredda, un po' tipo Bolzano forse. E per dare un altro dato da Wikipedia, e chiudiamo l'angolo, Granada ha circa 240.000 abitanti. Firenze 450.000, Empoli 50.000. Lì, siamo lì. From Golgotha, he was a giddy man, a giddy man. He promised he would break my every day, and every way I use the word. Though all the water and the world. E sempre parlando di salite, ho appena fatto una inutile, stavo continuando a salire, mi ferma un signore che ovviamente voleva qualche moneta, che mi dice: guarda, l'Alhambra è giù di sotto. Ho detto: no, ma io vado a Realejo. Ah, di qua. E praticamente, come potete vedere, sono passato di qui giusto pochi minuti fa, e mi diceva: prendi una di queste scale, tutto quello che è qua è Realejo. Ok. Her heart was broken, seen from miles wide, like the moon over the world. I knew a man from Golgotha, he was a giddy man, a giddy man. He promised he would break my every day, and every way I use the word. Though all the water and the world. Curious who I'll meet next, who among them I will love best. That depends upon the context, doesn't it? Guarda se vi dico le bugie. Hotel Gar Anat Peregrinus, perché appunto vuol dire colle dei pellegrini. Ho comprato queste barrette della Kellogg's ieri al Carrefour in centro. Devo dire che sono un buon acquisto. Spero siano
alimento relativamente sano e abbastanza energetico e buono per i vuoti di fame. È buono, non l'avevo mai provato. Ringrazio il sito web italianiagranada.com per i suggerimenti su cosa vedere a Realejo, anche se l'ho fatto in modo disordinato, in linea di massima mi è piaciuto di più l'Albaicín, però devo dire che comunque valeva la pena, anche perché non c'era quasi nessuno in giro per il quartiere. La parte più bella è comunque quella a mezza costa, che è insomma un po' più rialzata rispetto alla parte bassa. Sono tornato in questo giardino vicino al mio hotel perché tra poco, cioè in realtà tra due o tre ore, ho l'autobus e il pullman che mi porterà a Siviglia, dove succederanno delle cose. Quindi adesso cercherò qualcosa per mangiare, anche se qui è molto presto, e poi alle 15:30 si va. In quelle tre ore di autobus mi sono chiesto tante cose, tipo, ma quanti cacchio di ulivi ci sono in Spagna? Ma soprattutto, ma il tizio strano coi tic nervosi doveva proprio finire accanto a me? Comunque, dopo alcuni panorami incredibili e qualche puntata dei Big Bang Theory, ero già arrivato a Siviglia. Beh, direi basico, però visto che c'era posto solo qua, e vediamo il bagno. Doccia con la tenda. Beh, dai, ci si sta. E poi a Siviglia e ci deve essere una festa di cui ovviamente non sapevo nulla, perché c'è una folla pazzesca tutta raggruppata intorno a una specie di processione che c'è tra la cattedrale e il comune di Siviglia. Mi ci devo un po' abituare, Granada era una città piuttosto tranquilla, però Siviglia è veramente bella. Però adesso devo tornare alla stazione degli autobus perché sì.
Mi ha raggiunto Martina. Come è andato il volo? Come è andato il volo, Martina? Bene. Hai volato con Ryanair. Ryanair, con gli infami. Con gli infami di Ryanair. Hanno cercato di venderci di tutto. Ci volevano vendere di tutto. Un uomo voleva venderci del rossetto. In questo locale è abbastanza inquietante con me. Sì. Le feste di toro. Sembra tipico, però secondo me è un po' una via di mezzo tra trappola per turisti e spagnolo. Gli spagnoli ci sono. Quindi tipico spagnolo. Tipico spagnolo. Cari amici, anche questo video è finito, vi ricordo di iscrivervi a Guido sulla Fepilì, iscrivervi sul canale, mettere mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare se avete domande. Io sono Bestia, si vede un po' dal mio occhino abbastanza pio, quindi ci vediamo nel prossimo video.